appassionato subito la figura di Elia, da quando ho letto la storia all'inizio, questo profeta, il mantello, il carro di fuoco, e avevo intenzione da tanto tempo di fare questo qua. In combinazione proprio adesso che avevo cominciato a mettere i conti, ho sentito parlare di Corinzio, parleremo del mantello di Elia. Ho sparato, ma questa era, cioè, una coincidenza troppo grande. Guarda, se vuoi, però questo lo donerò a questa chiesa del Carmine. Lo porterò in mostra a San Gerardo Maternomine e a Teora e poi lo donerò alla parrocchia. E questo è il momento proprio in cui Elia parte sul carro di fuoco, vediamo questi cavalli infuocati, che per me il fuoco è quello che brucia, che distrugge, però anche quello che illumina. Ed Elia è nell'atto di dire la parola Dio, no? Che indica con l'indice verso l'alto, lancia il mantello. Questa dovrebbe essere la mano di Eliseo, però è la mano anche di chiunque guarda il quadro. Chi guarda il quadro sembra infatti una cornice quasi. Sì, sì. Chi guarda il quadro può prendere il mantello. Può prendere il mantello. Bellissimo. Se si trova nella, bello, molto suggestivo. Molto suggestivo. Grazie. Grazie a te.